2000. 1900. 1900. 45, ammazza. 1945, adesso facciamo dei saltini piccoli. 4. In luglio. Piena guerra, eravamo uno dei momenti più, la guerra stava sempre più peggiorando. Cosa sperava la gente che abitava qua? Che finisse la guerra. Che finisse. Potevano sperare che finisse? C'era qualche sentore? Guardate il muschio. Diciamo così. C'erano gli americani che stavano liberando l'Italia, quindi speravano che magari arrivava presto. Qui succede che c'era stato un gruppo di partigiani e dormivano lì. Adesso c'è un garage, allora c'era una stalla e dormivano in quella stalla. I soldati tedeschi, i nazisti per essere più esatti, avevano bisogno di queste montagne per cercare di fermare l'avanzata degli alleati verso nord. Il 29 settembre del 44, la 16ª divisione SS fece uno stallamento in questa zona. Nessuno pensava che potesse succedere una cosa del genere, perché dei rastrellamenti in queste zone erano fatti tanti, ma si limitavano a bruciare le case, le stalle e i fienili, capito? E invece qui le cose fecero molto diverse. Per cosa? Una vendetta, perché si sentivano che stavano perdendo la guerra e non volevano. Hanno circondato tutto e poi sono venuti su con le armi. E quindi quello che è successo è stato così, che questa volta non sono venuti solo a cercare nelle stanze, ma hanno veramente ucciso molte persone. Gli uomini tutti erano andati a nascondersi nei boschi. Mia madre sulla porta di casa mi vede e mi dice: prendi qualcosa con te perché minaccia di piovere, se no ti bagni tutto. Ma io dico: ma voilà che non piove. E me ne vado. Sono state le sue ultime parole. Quando me ne vado, anche il gruppo di partigiani che era qui se ne sta andando, vado via con loro qui in alto dalla strada che sale dal fondovalle. Un gruppo di soldati tedeschi molto fanatici, che non hanno paura a uccidere chiunque, non l'hanno fatto solo qui, l'hanno fatto in Russia, l'hanno fatto un po' dappertutto. Arrivano a Cerpiano, dopo un po' si vede che tutte le persone che trovano sono tutte donne, bambini e qualche vecchio. Li prendono e li fanno entrare dentro la chiesina. Hanno chiuso la porta, poi un soldato l'ha riaperta, si è affacciato e ha detto: per 5 minuti tutti caput. Da una finestra laterale, che c'è ancora qui vicino alla strada, viene lanciato un oggetto contro la finestra, si sente i vetri che si rompono, capito? Uno scoppio dentro la chiesina, con delle grida che si affievolivano pian piano, dopo qualche ora, la pioggia che incomincia a cadere a dirotto, e un soldato che era entrato nell'aula dell'asilo, perché qui c'era anche l'asilo, dove c'era una specie di pianoforte. Ebbene, sentono i suoni di questo strumento e il terreno si fosse aperto sotto di me e io avessi potuto sforarci dentro, stare tranquilli che l'avrei fatto volentieri. Il giorno dopo, nel pomeriggio, entrano dentro, tutti quelli che danno ancora segni di vita vengono uccisi, però le donne strappano orecchini, eventuali catenine, fedi nuziali. E l'Antonietta Benni si salva perché era parzialmente coperta da dei cadaveri. Questo è quello che è successo nella chiesina di Cerpiano. Mia sorella Lidia e mio cugino Giorgio invece erano andati nella chiesa di Casaglia. Quando mio cugino, forse per la paura, incomincia a dire con mia sorella che gli scappa la pipì. Mia sorella, che non si rende conto di quello che sta per succedere, dice: ma vai là nell'angolo, valla a fare. Come esce dal gruppo per andare a far pipì, gli sparano, lo uccidono, fu il primo ucciso dentro il cimitero. Nel cimitero di Casaglia sono state uccise 87 persone. Si sono salvate 4 ragazze, una è mia sorella, però rimane sotto il mucchio dei cadaveri tutto il 29 settembre sotto la pioggia, tutta la notte fra il 29 e il 30, e solo nel pomeriggio del 30 mia sorella si avvia per venire a Cerpiano. Quando fa quella discesa, un gruppo di soldati dell'SS stanno salendo in fila indiana.
e mia sorella, visto questo, si lascia ruzzolare giù per il vigneto, che gli sparano dietro ma non la colpiscono. Alla fine del vigneto, venendo verso il Cerpiano, c'era un rifugio dove c'erano tre donne e la colgono con loro. E sapete in che modo gli hanno insegnato a disinfettare la ferita? No. Con l'unico disinfettante di cui disponevano, la pipì. Il proiettile è rimasto conficcato nell'osso dell'anca finché è vissuta. Quanta gente è morta? Dove? Qui? In questi posti. Oh, la cifra esatta non si sa. Sono morti molti bambini, molte mamme e vecchi, cioè gli innocenti di più. Circa 800-900 persone. Allora, ma io vi voglio raccontare una cosa diversa. Dopo 40 anni che tu dici è tutto distrutto, non c'è più niente, così, da i ruderi dell'altare, spostando le pietre, trovano una cosa che si chiama pisside. È come se fosse un calice per la messa, tu puoi mettere le ostie dentro una specie a un gambo e poi la coppa più rialzata e lo metti nel tabernacolo. Fu bersagliato dai soldati che spararono anche a quello e poi rimase sotto alle pietre. L'hanno ritrovato. Adesso ce l'hanno le suore, c'è un monastero femminile. Questa cosa qua però è bella perché i soldati con le armi sono passati, hanno pensato di cancellare tutto. Poi sono diventati, erano tanto forti, tanto belli, e poi anche loro sono diventati vecchietti. E invece questo vaso qua, che sembrava ormai scomparso, a un certo punto ritorna fuori, arriva dei frati, delle suore che ritornano a fare la messa, ritornano a pregare, poi vengono i lupetti da Genova, poi vengono degli amici, e la vita rinasce, no? Molto bello. Allora perché ci sono i frati e le suore qua? Noi siamo qua perché vogliamo ricordare i morti e poi pregare per la pace. Perché più che essere stati tedeschi a uccidere, sono stati anche i tedeschi, ma soprattutto è stata la guerra. E ogni volta la guerra vuol dire morti, questa è l'uguaglianza. Quindi noi ogni volta preghiamo che non ci siano più guerre, che non ci siano più vendette. Questo è tutto, ragazzi. Non bisogna fare le guerre, lo Scooby-Doo. Guarda che quando ero piccolino non c'era quella cosa lì.